Amici e amici di Basket Trasparente, ben ritrovati. Quindicesima puntata della seconda stagione di Serie da Apparente. Braccia incrociate perché oggi si fa sciopero, oggi non andrò in onda perché ho qualcosa di molto importante per cui protestare. Il motivo ve lo dirò a breve. Comunque, ho deciso lo stesso in questo momento di non privarvi della puntata consueta di Serie da Apparente, una puntata dedicata alla quinta giornata del girone A di Serie 2 femminile, una puntata che vi prometto, nonostante i motivi di protesta, sarà emozionante come lo è stato per Martina Cotellessa fare da ufficiale di campo qualche giorno fa. Ciao dolce Martina. I motivi di protesta iniziali erano proprio legati a Martina Cotellessa, volevo protestare e scioperare oggi perché non è possibile. Non abbiamo ancora ammirato Martina in campo e voglio Martina Cotellessa sul parquet, purtroppo in questo momento è ferma per un infortunio, spero che presto possa scendere in campo con la Serie B e con le giovanili. Quindi in forma di protesta non volevo oggi andare in onda, però non posso privare il mondo del basket di questa puntata, quindi in attesa di vedere la dolce Martina presto in campo, parliamo di quanto sta avvenendo nel girone A di Serie A2 femminile. Un girone A molto interessante che vede ben 5 squadre al comando, 3 sono Lombarde, Broni, Costa Masnaca e Giussano, e poi ci sono anche San Giovanni Valdarno e Dertona, e a 2 punti di distanza la coppia composta da Empoli e La Spezia, quindi 7 squadre in fuga per un livello veramente altissimo, e tante sono state anche le protagoniste, tante le atlete che sono messe in evidenza, avrei dovuto fare un quintetto composto da 10 giocatrici e passa. Ho scelto quindi di menzionarne 5 più tardi nel quintetto, ma anche alcune in questo inizio di puntata, a cominciare da 3 giocatrici che, nonostante abbiano perso, hanno fatto grandi cose nell'ultimo turno. Parlo di Sara Osuelli, di Ilaria Nespoli e di Martina Guzzoni, 18, 16 e 15 punti rispettivamente per queste 3 bravissime giocatrici che, nonostante le sconfitte delle loro compagini, parlo di Carugate per Sara Osuelli e Ilaria Nespoli e di La Spezia per Martina Guzzoni, hanno fatto grandi cose e non è una novità, sono 3 giocatrici molto brave. Altre giocatrici che menziono al di fuori del quintetto sono 4 ragazze, 2 coppie che hanno fatto cose molto rilevanti nello scorso turno. Parlo di Maryam Nasrawi e di Giorgia Amatori che con 28 punti complessivi hanno trascinato San Giovanni Valdarno al successo nel big match su Dertona, e parlo di Vittoria Allievi e di Ilaria Bernardi che con 23 punti complessivi hanno consentito a Costa Masnaca di battere Mantova. Tutte queste giocatrici appena menzionate, queste 7 giocatrici già menzionate, avrebbero meritato di far parte del quintetto, non potevo mettere troppe persone, quindi idealmente ne fanno parte anche loro. Le 5 giocatrici del quintetto le svedremo a breve, prima però una pillola sulla Serie B sempre molto interessante. C'è una squadra sola al comando nel girone piemontese, è il Basket Pegli che vince in casa di Torino e lo fa grazie, in special modo, ai 26 punti di una scatenata Beatrice Paleari. La domanda è: cosa ci fa Beatrice in Serie B, una giocatrice veramente fortissima, che nel recente passato ha dimostrato di poter fare grandi cose anche in Serie A2? Si capisce come in Serie B riesca a fare la differenza in una Pegli che, oltre a lei, ha tantissime altre giocatrici di altissimo livello, le menziono spesso, le varie Federica Recco, Alice Ceccardi, ma non solo, sono veramente tantissime le giocatrici di Pegli ad altissimi livelli, e questo spiega perché la compagine ligure è prima in classifica. Detto questo, torniamo alla Serie A2 girone A, torniamo rapidamente in maniera scattante, un po' come Mari Carmen Sorbo o Sara Cavallo, anche perché Mari Carmen è la nuova Sara Cavallo e potrebbe ripercorrerne la carriera se seguirà i consigli di Sara. Le saluto entrambe. Ciao Mary, ciao Saretta. Dicevo, rapidi e scattanti, torniamo a parlare di A2 con il quintetto perfetto del vostro blog prediletto. La prima menzione, inevitabile, è per Federica Merisio, grande protagonista nel successo ottenuto da Empoli sulla cestistica spezzina, 20 punti per lei, record personale in carriera, 6 su 8 da 3. Complimenti Federica, prestazione veramente straordinaria per questa giocatrice fortissima, giovanissima. La seconda menzione, a proposito di Ventelli, che non è una novità, e per Elisa Policari, non è una novità che questa giocatrice firmi prestazioni da 20 oltre.
punti, 21 in questo caso, per il successo ottenuto da Bruni su Calugate. La terza e la quarta menzione sono legate tra di loro. Sono due giocatrici che hanno disputato la medesima partita, la partita in questione è quella tra Moncalieri e Selargius. A vincere è Selargius, trascinata anche dai 16 punti di Samira Berrard. Nella stessa partita Moncalieri perde, ma Elisa Pasero, classe 2006, si toglie la soddisfazione della prima doppia doppia in carriera in A2, 12 punti e 10 rimbalzi per lei. Bravissima Elisa, che nonostante la giovanissima età si sta mettendo in luce in questo campionato di A2 che sta affrontando per la prima volta. E bravissima, come detto, Samira Berrat, perché nel recente passato purtroppo la bravissima Samira è stata tormentata dagli infortuni, ma quando sta bene fa cose straordinarie come sta facendo in questa stagione. La chiusura del quintetto e della puntata, la chiusura in rima, la voglio dedicare a una giocatrice di Giussano. Questo perché Giussano è grande rivelazione di questa stagione, una promossa in testa alla classifica con merito, che vince ancora e lo fa grazie in special modo ai 19 punti di Giulia Manzotti, e lei ha completato il quintetto. Una Giulia bravissima, sempre straordinaria, una Giulia che ti emoziona senza sosta. Del resto, come dice il proverbio, con Giulia Manzotti sono brividi ininterrotti. Io direi che per oggi posso essere soddisfatto, ho detto più assurdi del solito. E allora vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Filachiari, sipario.